Fans. Ciao fans, benvenuti a Bema. Siamo saliti sabato sera qui perché oggi avevamo in mente un giro da campioni, ma partendo da casa troppo dritto, troppa strada, troppo sbatti, quindi siamo saliti ieri sera col buio. E adesso partiamo da qua e andiamo a fare un giro bello impegnativo. Glielo raccontiamo mentre scendiamo? Perfetto, mi sto squagliando. Dai, andiamo. Allora, l'idea del giro di oggi è scendere da Bema, arrivare a Bormio salire verso lo Stelvio, ma poi prendere verso l'Umbrail. Poi una volta scesi dall'Umbrail gireremo verso destra, riprendendo la direzione del confine italiano, e entreremo poco prima del lago di Resia in Italia. Faremo il lago e dopodiché entreremo in Austria dal passo Resia, rientreremo in Svizzera per poi fare tutto un pezzo di Svizzera fino a poco prima di St. Moritz, dove c'è l'Albula Pass, e poi in teoria dovremmo rientrare in Italia del Maloja. È la strada di Bema, ormai la conoscete a memoria, direi che possiamo teletrasportarci direttamente a Bormio alla salita dello Stelvio. Teletrasportiamoci fino a Bormio. Bene fans, con le magie del montaggio siamo arrivati a Bormio col teletrasporto e siamo all'inizio di cosa, Luna? Del viaggio della domenica. No, della salita dello Stelvio barra dell'Umbrail. Vabbè, non ci interessa. Come non ci interessa? È fondamentale invece. Ah, oh, signora. Luna, ci ingarelliamo un po', almeno rendiamo il video un po' più emozionante, o saliamo come il nonno e la nonna? No, andiamo, andiamo. Non so, superami, sennò se parto e vado è un po' come... Ah, ok. Eccolo! Apre tutto! Vadi, vadi, non cincischi! Attenzione! Ho paura di trovarmi subito i tornanti, ho paura. Ma ormai dovresti sapere la memoria, sta strada. È che l'ho fatta così tante volte. Dobbiamo rimediare allora. Cos'è un tornante? Dai che inizia il pezzo tecnico. Vai, vai che ce la fai. Vieni, non c'è nessuno. Vai, vai. No, sto davanti a te. Ti perdo, devo continuare ad aspettarti. No, no, non riesco a stare davanti io adesso. Vabbè, senti, io vado, ci vediamo su. E parte l'abbandona. E se si ferma gli tira un pugno? Guarda che giornata, non c'è una nuvola oggi. E sono in galleria, non vedo. Oh, ma è una gioia, mi dai, mai una gioia. Oh, questa parte che mi piace. Prima non mi piaceva. Ci sono anche le mucche, guarda. Guarda come corrono, sono più veloci di te. Va bene, vado davanti io allora. Oh, è un'ora per convincerti, dai, muoviti. Ecco, sempre... No, adesso fai il tornante. Come le macchine che ti fanno passare in curva. Oh, Gesù, che pazienza che ho con te. Fai passare sul rettilineo. No, ma cioè, vai però. Esci dal tornante a due all'ora. Vai. Ah, guarda che va più veloce quello in bici. Senti, non mi devi rompere le p***e, hai capito? Invece te le rompo. Foto stereo, attenzione, questi qua mi piacciono. Attenzione, 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 attenzione. Attenzione.
lezione mi ha fatto la foto bellissima, me lo sento. Io sono concentrato in bagarre con te invece. E la passo! Non è giusto. Attenzione, attenzione. E fa il vuoto. Noi due contro il mondo. Cerca di mettere giù il ginocchio. E invece non ce la fa. Dov'è? Hai visto? Ah sì, una Caterham. Beh? È una Caterham. Un catamarano? Sì, un catamarano, dai. Una vacca. Ora che sei andato dal mio balcone. A parte che voglio proprio vedere come fai a mettermi sul balcone. È più facile che dormi tu in cantina. Dovrei comprarmi un taser. Dai, ti faccio ripassare. Attenzione, lo supera. Sì, lo supera. Voce, la bocchina. Bianchi, nera, juventina. Saliamo giù solo Stelvio per dire che siamo saliti. Tanto sono due tornanti in più. Va bene. Attenzione, si attacca il gruppone. Comunque oggi è giornata spettacolo, guarda che cielo. E poi qua ci sta proprio bene come temperatura. Sei andato a largo. Ma dove vanno a fare le curve? Infatti. Attenzione, siamo arrivati al bivio. Attenzione, facciamo uno stendio. Perché siamo così lenti? Ho dovuto mettere giù il piede. Comprare la moto 1200 e poi insomma andare. E ne passa una. E ne passa due. Questo qua è quello che faceva casino nelle gallerie prima di Bormio. Ah, già, è vero. Ma che gomma? È larga come quella della mia macchina. Attenzione, fa la piega con le valigie. Cioè, quello lì davanti col BMW che non è capace. Va, si ferma. Allora, stiamo fermando il gruppo. C'è coda. C'è coda. Sono uscito male, non avevo coppia. Però passa anche l'altro. Attenzione, supera. Esce bene, esce bene. Se la si... Ah, non guarda negli specchietti, gli taglia la curva. Brutto gesto, brutto gesto. Però adesso ci credo. Ci credo e non vedo nessuno che scende. Lo passa e curva, attenzione. Apre tutta. Ma qua c'è ancora un botto di neve. Ma che muro. Comunque, cioè, boh, è veramente spettacolare ogni volta che lo fai. Io, come fai a girarla qua? C'è coda. Non lo so, gira dove riesci. Là sotto, me la sento sotto là. Amore, ho un problema alla moto. Cosa? Non va. Come non va? Sembra scarburata. Fammela spegnere un attimo. Boh, magari perché era troppo calda, non lo so. Cioè, acceleravo e andava un po' a caso. Però non vedo niente di strano. Boh, proviamo a girarci e andare su. Magari la quota oggi l'ha fatto male. Ma non è la prima volta? È la prima volta, sì. Sì? Che fa così, sì. Mi dice che è troppo calda. Ma adesso come va? Sto cercando di non tirarla per farla un po' raffreddare, perché ho visto che ha l'acqua tanto alta di temperatura. C'era uno che mi ha salutato, proprio platealmente. No, amore, lo fa ancora. Cioè, vedi? Vuoi spegnerla un attimo? Ma non so se è perché è caldo o che c***o è. Sembra scarburata. Adesso sembra che vada. Magari il catalizzatore l'ha tappata, si è scaldato un casino. Potrebbe essere una serie di cause. Adesso provo ad andare un po' tranquillo. Anche perché se mi molla a piedi qua sono c***i. Abbastanza. No, adesso mi sembra posto. Posso? Mi sembra di sì. Ti ho detto, sembrava proprio scarburata, come se entrasse male la benzina e l'aria e scoppiasse a caso. Ah, speriamo non dia più problemi, tentiamo. Facciamo l'umbrail e noi scendiamo giù di là per andare a Resia. Si è anche un po' raffreddata. Siamo entrati in Svizzera. Mi sono preso malissimo, Adesso ho paura. Io ho paura a guardare giù la sua strada. Porca puttana. Se vai giù muori. Ah, sai chi era? Quella che si chiama Loredana BG, che ci segue sempre. Strabello quel paesaggio comunque. Se non avessi una Hyundai davanti sarebbe meglio.
però l'asfalto della Svizzera top. Guarda che bello qua. Sì, stupendo. Sono un po' preso male, quindi non è che mi riesco a godere bene il viaggio. Una stanza strettina, eh. Qua è un po' sconnessa però, eh. Occhio che sale una specie di moto gigante. Oh, c'è un semaforo che lampeggia. Attenzione, enduro. Ah. Un po' di no e un po' enduro. Brrr. Così. Beh, non è male come vista. Ma che c'è il limite a 50? Direi che giriamo verso Merano. Sì, Mustair. Beh, mi è piaciuto però, eh. Era bello. Ok, fans, siamo sulla strada che arriva al lago di Resia, barra al passo di Resia. Che spicco! La mia moto sembra che si sia ripresa, non ha più la tosse. È un'emozione tornare su queste strade dopo 2 anni. Eh sì, io dopo 3. Ero venuto nel 2016 a Resia. Che poi quando sono andata qua la prima volta, ogni campagna che vedevo dicevo, ah, è questo? È questo? E ogni volta non lo trovavo. È un po' nascosto, eh. Devi arrivarci proprio davanti per vederlo. E si mette in piega. Che curvone. Ma perché non andiamo? Seriamente, c'ha un ombrello? Mi fai passare? Sì, vai. Che la prima volta che sono venuto ero convinto fosse questo il lago. E guardavo e dicevo, ma non c'è nessun campanile lì dentro. Sicuramente anche io ho fatto lo stesso ragionamento. Però che belli sti laghi di montagna. Occhio che c'è un velox finto. Ah, quei sandali. Però ha anche i calzini insieme ai sandali, eh. Classe questa. Che schifo. Ma poi non sono fino in fondo i calzini. Beh, è un austriaco. Ah no, aspetta, ce n'è solo uno perché dall'altra parte il calzino l'ha risvoltato. E questo qua è il lago di Resia. È il campanile dietro la curva, lontano. Tu hai visto i video dei sub che vanno giù a vedere? Sì. Ma cosa si vede? Ma in realtà, essendo un lago calcareo, c'è talmente tanto particolato in sospensione nell'acqua che se non ci vai a 2 metri non vedi niente. E comunque vedi il campanile finire fondamentalmente, quindi non è che vedi granché. Ma perché? C'è stato c'è scappata la diga? No, hanno costruito la diga, si è formato il lago e lì c'era un paese. Il paese sommerso adesso, il paese vecchio che c'era lì. Attenzione fans, stiamo per arrivare al lago di Resia. Qui davanti a me c'è un esemplare di austriaco con i sandali, le calze e l'ombrellone legato dietro. Siamo arrivati. Beh, poche moto. Io l'avevo parcheggiata di cane senza bin, no, non si doveva pagare in teoria. Ma cosa devi pagare? Sei fuori? No, niente. Entriamo qua. E dice il ticket. Ah, qua c'è quello delle moto. Ah, ma è blu anche questo? Ma ti pare che pago il parcheggio? Ma figurati, non l'avevo mica pagato. No, vabbè, ma se stai qua tanto magari rompo una gira la moto, andiamo a parcheggiarla là in fondo. Ma dove? A sinistra, dai. Qua è libero. Peccato che sei tutto occupato. Basta far così. E vai un po' avanti però, grazie. Bene, sediamoci da qualche parte a mangiare, a bere, perché sto per morire. Guarda, come romantico. Aspetta, le spegniamo e filmiamo con la GoPro. Saluta i fans. Luna, allora, lago l'abbiamo visto, mangiare l'abbiamo mangiato, adesso Luna deve girare la moto, non ce la farà mai. E poi cerchiamo un punto isolato da dove far decollare il Mavic per volare sopra il lago, perché qua c'è troppa gente per i miei gusti. Ciao fans, è sabato sera, qui dietro c'è Luna, dove sei? Ciao fans. E noi partiamo adesso, col buio, perché ci piace l'avventura. Ci avvicineremo alla Valtellina, perché domani mattina almeno partiamo da lì per un giro da eroi che comprende l'Austria e la Svizzera anche. Quindi partiamo e se ci salutate mentre siamo in strada e ci vedete, fate ciao. Saluta Luna. Ciao fans.